sono nella concessionaria Harley Davidson di Concorezzo, a due passi da Monza, nel cuore della Brianza, e sono venuto per dare un'occhiata a queste fantastiche motociclette, ma soprattutto perché ho conosciuto il proprietario e con lui voglio parlare del Brianzolo e l'Harley. Nome e cognome? Guglielmo Zappa. Zappa, quindi Brianza. Brianza. E su questo. Aperto da? 20 anni. Quindi ne hai viste di cotte e di crude. Allora, il Brianzolo e l'Harley. Entra pronti via? Sono venuto qui a vedere perché è una presenza non impegnativa. Quando il pericolo è tirar fuori i soldi o qualcuno che glieli chiede anche in cambio di qualcosa, ho lasciato a casa il portafoglio. Perché è più forte di lui, non ce la fa. Le scuse sono e glielo dico alla donna. Guarda, sono un vinifero senza niente. No? La contrattazione, prima che gli dai il prezzo è già caro. Primo approccio è matasemat, il secondo l'acusta in sci tantu, no per di no spenchi dane lì. Come se ne esce? Non rispondo, dico che la roba bella si paga. Lo sblocchi quando gli fai presente, guarda che la paghi tanto, però guarda l'Harley di 10 anni quanto vale ancora. Allora lì, perché il suo problema è quello lì, non è spendere tanto, è spendere il giusto per un valore che mantiene nel tempo. Nel tempo. Conservazione del risparmio, del capitale, è uno dei suoi punti cardine. C'è una fase precedente che è proprio quando il pagamento dice costi, però fa vedere che spendi tutti i danni insieme perché deve anche nascondere, no? Lui deve dimostrare di essere arrivato, ma d'altra parte deve nascondere di possedere quel denaro, no? Perché anche quando è frutto di sacrifici in nero o meno, cioè a rischio o meno la finanza, non si sa mai nella vita farsi vedere da quale gente lì, okay. Capito? No? Prima che preoccupazione è la finanza. Sì, sì. Lui dice ti porti qui un po' per volta, non cambia niente, no? Non cambia. Allora gli proponi il finanziamento, l'idea gli piace. Quindi accetta il finanziamento? No, un momento, l'idea gli piace. Ah, l'idea. Il problema dopo è il peso del debito. Chi ti fa ovviamente un finanziamento, la banca prende gli interessi. Lo paga interesse con guio l'aidane. E qui parte un'altra. Shakespeare era un coglione nel suo dilemma. Questi sono dilemmi veramente. E quindi? Allora a quel punto lì si blocca tutto perché va in confusione. No. Parli con la donna. Che rientri a casa. Quando arrivano i dubbi, parli con la donna. Bene, arriva la compra. Il giorno in cui la compra gli luccicano gli occhi? Sì, sì, sì. No, è entusiasta. L'acquisto è... Anche perché, scusa, dopo tutta sta fatica, tutta sì. Sta sofferenza, alla fine si è convinto che ne valeva la pena. E dice la frase, però l'è bella. Però l'è bella. Siccome è un bene, deve durevole e deve conservarsi nella migliore, è sicuramente in un garage, sicuramente con un telo, non quello dell'Harley perché costa, una coperta riciclata, lui ce l'ha sempre pulita, possibilmente 10 anni senza che abbia mai preso una goccia d'acqua. Sono curioso di sapere. I viaggi, perché l'Harley è la moto della libertà, on the road. Sono due, i tipi di viaggi del Brianzolo sono due sostanzialmente. La domenica mattina al bar o il giretto su a Montevecchia, cosa che io ho fatto tante volte, sì. Per amor del cielo. Oppure la domenica libera, con un scarto di chilometri superiore ai 50, diciamo. Il giro corto sul lago da soli è Como. Giro lungo che stiamo fuori a mangiare a mezzogiorno. Osti. Ecco, bravo. A mezzogiorno con la donna, lago di Garda. Quello che sostengo io è che tre fasi nella vita. Nella prima fase della gioventù non ne puoi più della Brianza, la conosci, la ami, ma non bravo. Vedi l'ora di scappare. Nella seconda parte della vita ti prendi, come dici te, il weekend, appena posso vado io, stacco. Terza fase, che purtroppo forse sto entrando io, ecco, quello che non ne puoi fare a meno. Cioè sei talmente intossicato che quante ore fiora? No, bello, né, ma 3D basta. Quindi? E quindi poi non siamo dei grossi navigatori.
fuori, gente che espatria, noi siamo legati al territorio. E quindi col passare degli anni c'è la terza fase, il Brianzolo va in giro poco perché sta bene a casa sua, si concede un'ora e mezza, tre ore, mezza giornata, Lago di Como o Lago di Garla con una bella Harley Davidson e via. Mantasse mat, la custa è scittantù, non per il nostro penchi chi da lì, chi da lì.